Yoga intuizione. Yogananda ha detto, nella versione completa, l'intuizione è la capacità diretta dell'anima di percepire la verità e la realtà senza il medium dei sensi e della mente. Proviamolo un attimo, proviamo per 10-20 secondi di cercare di percepire la realtà intorno a noi, dentro a noi, senza la mente, senza i sensi. Cerchiamo di percepire la verità, la realtà. Sembra facile, però non è facile. Che cosa ci blocca a veramente percepire la verità, la realtà, com'è senza attributi? Vi racconto una storia incredibile che ho visto ultimamente, un piccolo filmato, quello di YouTube, di una dottoressa americana, una psichiatra, che ha dedicato tutta la sua vita a fare ricerca sulla mente, sul cervello dell'uomo, perché anche aveva una storia sua, suo fratello era schizofrenico. Lei veramente cercava di capire come funziona questa mente. E è accaduta qualcosa molto strana a lei. All'improvviso lei si sentiva malissimo, non perdeva il senso del corpo, la visione sua cambiava, si rendeva conto, da un ictus, che cosa accadeva? Una vena del cervello esplodeva, il lato sinistro del cervello si bloccava, cominciava a perdere la limitazione del proprio corpo, non sentiva più dove cominciava il corpo, dove finiva. Quando guardava intorno a sé, cominciava solo a vedere una luce, tutto come energia. Tutto il peso accumulato, emotiva, di tutta la vita, all'improvviso andava via. Si sentiva colmo di una gioia incredibile, di una presenza incredibile. Era in una specie di estasi, all'improvviso. La mente non andava più, la mente non funzionava più. Poi una parte della sua mente si rendeva conto, dentro, ho un ictus, devo chiamare l'ambulanza, e cercava un biglietto da visita. Però quando guardava il biglietto da visita vedeva solo tutti i pixel, tutti, sai, i piccoli punti, no? E non poteva comprendere quello che era, vedeva tutto perfettamente, però non poteva comprendere quello che era scritto, perché per lei era tutto punti, tutto il mondo era fatto di punti, di onde, di vibrazioni, non c'era più quella parte della mente che analizzava, perché sappiamo del cervello sinistro del corpo, di quella parte che analizza, il razio, che dà nome, che dà comprensione, che pensa al passato e al sviluppo del futuro, il lineare. Non c'era più. In qualche modo lei entrava, proprio spiega molto bene, quella estasi, quella gioia incredibile che trovava. Credo che era una cosa straordinaria, perché forse a lei Dio voleva fare vedere come funziona il cervello, ma mentre quanto a un ictus non accade così. Era un caso molto particolare. E poi è stato ricoperato, e
e diventava di nuovo normale, e poi racconta quella storia adesso in tutto il mondo a tutte le persone, e quando lo senti dire ti viene proprio voglia di farti amputare il cervello sinistro, basta, via, tagliavolo, ritorniamo in questo stato diretto di percezione. Però purtroppo non è così facile. Per capire un attimino bene la nostra mente, come funzioniamo, tanti di noi sappiamo, però ripeto un'altra volta, il modo di, secondo lo yoga, secondo le scritture antiche dell'India, come funziona la nostra mente, che cosa è la nostra mente, che noi chiamiamo mente, in India ha tanti nomi che non hanno una corrispondenza in italiano, non c'è neanche in inglese. Abbiamo vari aspetti della mente, c'è il manas, come si chiama, la parte della mente, quella razionale, che dà i nomi a ogni cosa. Vediamo il trave, questo è il trave, vediamo la finestra, e la finestra, lo specchio che ci riflette indietro la realtà. Cerchiamo di capirlo un attimino, non solo con le parole, però proprio intuitivamente dentro di noi, questa parte di manas, dove noi diamo il nome, dove noi razionalmente archiviamo tutto. Poi c'è la parte del buddhi, dell'intelligenza, che collega tutte le cose, che comprende se questo è un trave, questa è una finestra, e qui siamo, questo è un tempio. Riesce a comprendere l'intelligenza, che comprendere insieme nel tempo, il flusso del tempo. Cerchiamo di capire un attimino dentro di noi questa parte della nostra mente che è intelligente, che comprende i collegamenti. Poi c'è l'ahamkara, si chiama in India. Ahamkara tradotto vuol dire il creatore dell'io. La voce che dice io sono, con degli attributi, io sono questa persona che fa questo mestiere, che ha queste capacità, questa voce all'interno di noi che dice io sono qualcosa. Cercate di capire, di comprendere e vedere un attimo dentro di voi questa parte del io che si identifica poi con quello che ha fatto, con quello che è abituato a essere. E poi entriamo nella parte più profonda e più interessante, il citta si chiama, la parte che sente. Secondo lo yoga il vero attaccamento, il vero prigione comincia quando entra il citta, il sentimento. Il citta, Yogananda diceva, è come, anche mi fa ridere un po' quella immagine che dà, quella analogia, come una vecchia donna seduta all'interno della nostra mente, nel nostro cuore, che continuamente è molto presunzioso, che è molto permaloso, e costantemente dice quello mi piace, quello non mi piace, quello è bello, quello è brutto, sono attratto qua, non voglio lui. C'è una costante attrazione e avversione in ballo nella vita. Questa città, la capacità di sentire, che è più nel cuore. E qui con questa parte del citta entriamo proprio, siamo imprigionati con la realtà, perché vogliamo, desideriamo, siamo imprigionati, viene voglia proprio di prendere una bella benda e mettere nella bocca di quella signora all'interno di noi e farla zittare, no? Basta! Basta con il piacere e il dispiacere, il costante, continuo, avanti e indietro, la emotività. Però il citta ha anche un altro lato,
parte del citta è la parte più profonda della nostra mente, perché direttamente collegato con l'anima. Quando il citta, quando la capacità di sentire si calma, diventa calma, si collega con l'anima, perché l'anima è la parte, anche un sentimento, un percepire. Dobbiamo farlo diventare largo, la nostra capacità di percepire, di sentire, allargare con la calma, con la pace, con la meditazione, allarghiamo questa nostra capacità di sentire e non diventa più debole, diventa più forte, diventa più potente. C'è in contraddizione con tutto il messaggio della società che abbiamo noi, dove cerchiamo costantemente più accettazione, più di tipo a sentire almeno qualcosa attraverso l'effetto di droga, del sesso, del rock and roll, per dire, no? Sono i stimoli più forti che troviamo fuori che facciano almeno sentire qualcosina, no? Invece la via contraria è quella di calmare queste onde. Non indeboliscono niente, fanno diventare più forte. Entriamo nella parte dei veri sentimenti, dei profondi sentimenti che fanno parte dell'anima. Entriamo in questa parte, cerchiamo di sentire un attimino nel cuore la capacità di sentire, che deve essere calmo, largo. E con questa capacità di sentire entra le intuizioni. Yogananda diceva, per aprirsi alla intuizione, il cuore deve essere calmo, e la mente anche, di avere un buon senso. Buon senso vuol dire di non farsi prendere troppo dalle ragionamenti irrazionali, di essere proprio calmo e vedere le cose come sono e fare le scelte necessarie, però con la capacità di avere anche un cuore calmo si riesce a percepire oltre la mente, forse attraversando tutti i ragionamenti che si fa con la mente, immediatamente capendo qual è la scelta giusta nella vita. C'è il grande discepolo di Yogananda, che Ratchasichanakananda, che era anche il successore di Yogananda, che era anche un grande uomo di affari, infatti era uno dei più grandi della sua epoca in America, era nel consiglio amministrativo di tante grandi aziende in America. E sono tante storie dove lui era dentro le riunioni di questi amministratori, tutti parlavano, discutevano come risolvere una problematica, quale scelta fare, per portare avanti l'affare, e Ratchasi era seduto indietro, calmo, meditava interiormente per non farcela vedere agli altri, stava in sé. E tutto dopo, quando tutti avevano finito di discutere, non hanno trovato una soluzione per il problema, chiedevano spesso a lui: ma tu che dici? E lui in un attimino aveva la risposta qua. Perché? Perché era calmo, non era preso dall'intelletto di tutti i ragionamenti, aveva quella capacità di trovare le soluzioni immediate, le vedeva, le percepiva. E per questa capacità anche lui al fine riusciva a lavorare qualche ora al giorno, perché poteva fare il lavoro che altri facevano in una settimana, in poche ore, perché aveva... non aveva bisogno di pensare, aveva le soluzioni, faceva le scelte, zac, 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 e andava avanti. E usava l'altra parte del tempo per meditare in Samadhi. Poco quest'anno, quando ero in India, sono andato con qualche amico brahmachari, monaco della nostra comunità nuova di Pune, sulla collina, che c'è una montagna indietro, e si cammina più o meno un'ora attraverso i boschi e le colline per arrivare ad un piccolo villaggio. Un villaggio che non è raggiungibile con le macchine,
né con, non, né c'è telefono, né c'è corrente, niente. E abbiamo visitato questo villaggio e sono rimasto molto colpito dal fatto di queste persone in questo villaggio. All'improvviso mi rendevo conto che loro mi vedano, che non è una cosa che accade spesso. Normalmente quando sei nella società con altre persone non ho mai la sensazione di qualcuno che mi vede. La gente ti guarda per non ti vede. Io avevo la sensazione, anche con questi bambini, con queste persone, molto, molto semplice, che mi vedevano, mi guardavano, e sono entrato in comunicazione. Io non parlavo una parola del Maharashtra, no? Di quella lingua del popolo, però abbiamo comunicato, era una cosa veramente magica. Sono tornato da questa esperienza di questo villaggio incantato, proprio con un cuore colmo di amore, di gioia per queste persone. Infatti poi avevo tutti i bambini con me intorno, attaccati, le persone che mi sono scese con noi fino al paese. Era veramente una cosa speciale, mi rendevo conto che erano persone veramente semplici. Non potevi fare una approfondita discussione sulle scritture o qualcosa simile, però c'erano presenti e avevano un stile di vita completamente autosufficiente. Vivevano dell'orto, avevano qualche capra, coltivavano, avevano qualche pozzo di acqua, molto un poco acqua. Infatti noi siamo andati lì su anche per vedere come loro fanno per avere acqua, perché c'era poco acqua nel posto. E erano veramente persone speciali, nella loro semplicità. Poi anche era interessante perché sono venuto con uno dei monaci, con me era un medico, e lui voleva proporre a loro: se avete bisogno di cure mediche, lui potrebbe venire a aiutarli. E la risposta era: non serve, perché per ogni male che c'è, che abbiamo, c'è qualche erba che cresce. E loro li conoscevano, non sono mai ammalati. Avevano ancora questo antico modo di vivere, autosufficiente, completamente collegato con il loro ambiente, che era veramente bello. La nostra società ora, siamo andati dai vecchi popoli sulla terra, di questa vecchia coscienza che era nelle popoli indigene, siamo entrati in una coscienza molto squilibrato, con il peso sulla mente, sul razio, sull'intelletto brillante che abbiamo. Abbiamo sviluppato questa grande arroganza di questi intelletti che abbiamo. Devo anche rendere conto anch'io. Purtroppo abbiamo tutti questo pendolo che è andato troppo sul lato del pensare, di usare la mente, di identificarsi completamente con questa mente, e quella intelligenza, quell'intelletto ci ha dato poi anche gli strumenti, la tecnologia, questo grande potere in mano. Che cosa abbiamo fatto? Quasi distrutto il pianeta, no? Perché manca un profondo collegamento, ci abbiamo staccati dal nostro ambiente, perché con questa mente attiva che vibra, oscilla talmente troppo veloce, abbiamo perso il collegamento, non ci vediamo più, andiamo nella città, guardiamo l'altro, cadiamo, però non li vediamo più, non ci rendiamo conto più uno dall'altro, del vita intorno a noi. Per la buona notizia è che sta nascendo un nuovo uomo, dall'indigene a questo uomo, non so come chiamare, c'è anche un termine sicuramente ufficiale o scientifico, a un nuovo uomo che di nuovo si rende conto: stop, siamo andati in direzione sbagliata. Dobbiamo ricollegarci con tutto, dobbiamo calmare, dobbiamo trovare questo nostro cuore, la nostra capacità di sentire veramente in profondo. E sta nascendo questa nuova razza di uomo,
che di tutti voi fate sicuramente parte, che sta incarnando una nuova coscienza su questo pianeta. E c'è molta speranza in questo, che si sta andando molto veloce questa comprensione, questo cambiamento di rotta. Comunque, per l'intuizione, per anche distinguere quali sono le vere intuizioni nella vita, perché sono anche delle mezze intuizioni, delle false intuizioni, anche il subconscio spesso interagisce, che ti fa pensare una cosa che è veramente solo una proiezione della tua mente, non è veramente un'intuizione. Il parametri chiavi che ha dato Swami Kriyananda sono: se ti lascia un effetto di calma, se ti lascia un effetto di chiarezza e di gioia, lì c'è la vera intuizione, perché la vera intuizione è sempre collegata alla verità, alla realtà più profonda, che ha queste qualità. Anche, devo dire, per me anche è diventato un parametro in tante cose. Per esempio, quando ascolto relatori, insegnanti spirituali, no? Forse anche molto brillante, molto eloquente, che ti danno tante informazioni. Se dopo non mi lascia una sensazione di pace, di gioia, qualcosa che mi ha alzato la consapevolezza, per me non risuona con il vero, con la, la cosa vera, con la verità, perché deve essere la pace, devi rimanere toccato con la calma, con la pace, con la gioia. Questi sono i parametri, anche nelle proprie, se hai un sogno, no? E credi che è intuitivo, guarda un attimino se c'erano queste qualità, se dopo ti svegli e ti senti bene, ispirato, oppure oppresso, perché le cose divine vengono con queste qualità. Spesso accade per ogni tanto nelle vite delle persone, per andare oltre questa nostra mente, i nostri attaccamenti, le nostre identificazioni, accadono anche delle cose drammatiche nella vita. Vi vorrei raccontare una storia incredibile di una ragazza, studentessa francese, si chiama Valérie Villet, che era una ragazza che studiava e viveva con amici in una grande casa. Un giorno nel pomeriggio si addormentava e si sveglia, si sente un odore di bruciore, no? Qualcosa brucia. Si continua a dormire, poi si nuovo sveglia. C'è tutto fumo nella casa, terribile. E si rende conto, guarda, qualcosa sta bruciando nella casa. Apre la porta e vi ha addosso delle lingue di fiamme incredibilmente calde che la bruciano i capelli, le sopracciglia e tutto. Chiude la porta con ultima forza, si rende conto la casa brucia. Che può fare? E ancora nella mente che forse qualcuno ha lasciato la pentola sulla stufetta sotto, però in verità tutta la casa sta bruciando. Nella camera già sono 70-80 gradi dove lei è. Sta pensando, va bene, salto fuori dalla finestra, apre la finestra, crea un succhio dell'aria e di nuovo da sotto, dalla finestra sotto, esce fuori una fiamma che la blocca davanti, non può uscire dalla finestra, non può saltare. Rimane bloccato totalmente in questo inferno di fiamme intorno a lei che man mano stanno entrando nella camera, sta bruciando tutto.
Lei vede come tutte le sue cose, i suoi diari, le sue lettere più care, tutto sta, comincia a prendere fiamma, sta bruciando. La temperatura dentro la camera è insopportabile, è molto molto alto. E lei cade a terra e si sente terribilmente abbandonato, solo con queste terribili fiamme. Ha una incredibile paura di sopravvivere. L'intensità di questa paura, di questo abbandono, di questa solitudine che sente nel cuore diventa insopportabile, diventa più intenso ogni secondo che viene. Dopo un certo momento succede un click, si abbandona completamente, si sta abbandonando completamente. Guarda in alto, vedi tutte le fiamme intorno a lei, e vedi le fiamme come che sono bellissime all'improvviso, belli, danzano, fanno una musica, un'armonia, tutto intorno a lei, vede sente una gioia e vede tutto il fuoco che sta consumando tutta la casa con una grande bellezza, una grande gioia, si abbandona, la sua coscienza si espande, vede sotto le pompiere davanti alla casa che stanno cercando di spegnere il fuoco, la sua coscienza si espande sempre più largo. In quel momento poi svanisce, però entra all'interno, entra in una luce dorata. Dalla luce dorata entra in una luce blu che dà tanta pace, tanta calma. E poi dopo quella luce blu entra in una luce bianca e viene ricevuto da un essere molto amorevole che dice a lei: ah, avevi paura, tutti e due ridono. Poi dopo viene rianimata, era praticamente morta, clinicamente morta, viene rianimata, anche dopo per 45 minuti ritorna in vita. Come miracolosamente è sana, non ha nessun danno al cervello, 4 kg del corpo sono stati bruciati, però lei è caduto dall'unico posto nella stanza dove poteva sopravvivere, perché c'era un tappeto che l'ha protetto i suoi organi vitali, ha sopravvissuto e stava benissimo, non aveva nessun danno. Cioè, quando capitano in questi momenti di grande intensità, di grande anche dolore, ci sono questi momenti dove possiamo scegliere di cadere verso la paura o abbandonarsi. Quando riusciamo in questo momento di abbandonarsi, possiamo avere una grande rivelazione. E però grazie a Dio noi abbiamo le pratiche yoga e altre cose che non dobbiamo necessariamente passare a momenti talmente drammatici. Abbiamo queste pratiche che sono proprio strumenti eccellenti per entrare in contatto con questa nostra vera natura, di trovare questa pace, questa gioia interiore. Basta praticarli. Ho sentito ultimamente un discorso di Swami Kriyananda dove racconta una rivelazione che avevo ultimamente, che mi ha veramente colpito. Lui stava in un albergo che era a Firenze. E sapete che lui in questo momento è sempre in uno stato di beatitudine. Spesso accade che non riesce anche a parlare perché la beatitudine è talmente forte che sente in questo stato di gioia. E lui aveva quella rivelazione che poi doveva trovare veloce qualcosa per scriverlo, così è scritto su un tovagliolo a penna, no? E quella grande rivelazione era: perché dobbiamo amare tutti? Perché tutti cerchiamo la beatitudine. Sembra molto semplice, quando lo senti così, sembra molto semplice, no?
Non sembra la grande rivelazione come lui ha percepito, però se credo, se veramente lo comprendi il significato, proprio veramente comprendi, è una cosa incredibile. Tutti noi, tutti cerchiamo da sempre questo stato, questa gioia, questa beatitudine, questa cosa che ha toccato quella dottoressa quando il suo cervello non funzionava, questo stato con Valerie entrato dopo l'esperienza della morte. Tutti noi, consapevolmente o inconsapevolmente, in ogni attimo cerchiamo, in ogni sbaglio, in ogni caduta, in ogni cosa, il vero obiettivo nostro è la beatitudine, non siamo consapevoli. Però se noi comprendiamo veramente dal punto di vista dell'anima, che l'anima che è beatitudine in essenza, che tutti altri sono anime, sono beatitudine, ci viene una grande tenerezza per tutti. Cominciamo a vedere tutti come ci sono tutti bambini che cerchiamo di fare, ci crediamo importante, io sono questo, io so fare questo, tutti ci crediamo chissà che, alla fine siamo come bambini che giochiamo disperatamente per trovare un tocco, un piccolo tocco di questa beatitudine. Qualche volta mi accade quando medito o in altri momenti che mi arriva un piccolo assaggio, un piccolissimo assaggio di questa gioia, non so come chiamarla, un qualcosa all'interno che si apre, che esce fuori con una tale dolcezza, che dico, ma quanto sono scemo di aver dimenticato e poi di guardare dall'altra parte, e subito dopo mi alzo, vado via per il conto quanto sono scemo, perché non sono rimasto lì, perché no, lì c'è tutto. Così tutti noi cerchiamo, corriamo fuori e non guardiamo, non troviamo mai quello che veramente cerchiamo, che troviamo dentro le nostre anime. Comunque, è arrivato il momento di riprendere i reni nelle vostre mani, nelle nostre mani. Basta con la tirannia della nostra mente. Basta, perché poi siamo in verità anime. La mente, tutte quelle facoltà ci sono stati dati come strumento. Per quello che è accaduto, il strumento ha preso controllo, ci domina completamente, siamo proprio completamente nelle mani di un tiranno. Dobbiamo dire basta, riprendiamo noi, anime, riprendiamo i reni nella mano, forte. Utilizziamo la mente, utilizziamo il cuore e tutte le nostre capacità e sensi, per non facciamoci più dominare come da un tiranno. Noi siamo anime, noi siamo grande anime, immortali, così dicono le scritture. La nostra anima è di sostanza beatitudine, così dicono i grandi maestri, è quello che tutti noi desideriamo, questo, perché siamo quelli. Ok, buona domenica.